Si è conclusa a Parma domenica 16 ottobre la Gazzetta Run, il circuito di running più famoso d'Italia, organizzato da RCS Sport, la Gazzetta dello Sport, con l'ottava ed ultima tappa organizzata in collaborazione con Comune di Parma e CUS Parma. Al via, all'interno dell'area Parco delle Scienze del Polo Universitario, si sono presentati oltre 700 podisti, tra competitivi e non, e molti spettatori che al villaggio hanno partecipato alle iniziative organizzate dagli sponsor. Ad ogni vincitore delle 5 categorie maschili e femminili del circuito è stato consegnato un pettorale della Milano City Marathon 2012, il prossimo grande evento running organizzato da RCS Sport, la Gazzetta dello Sport, in calendario il 15 aprile prossimo. Vincendo la prova parmigiana si è confermato vincitore assoluto del circuito, con la quinta vittoria su 8 tappe, il marocchino Adil Liazali, dell'Atletica Casone Noceto, che ha percorso i 10 km della prova con il tempo di 32 primi e 8 secondi. Secondo posto per Giovanni Iommi, del Livenzia Salice, che ha chiuso in 32 primi e 27 secondi, e terzo posto per Matteo Pezzana, dell'Atletica Vercelli 78, in 32 primi e 35 secondi. Nella categoria femminile la tappa è stata vinta da Judith Varga, dell'Assindustria Sport Padova, in 35 primi e 55 secondi. Al secondo posto Sara Berti, del Valsugana Trentino, in 36 e 51, e al terzo posto Paola Sanna, dell'Atletica Ambrosiana, in 38 e 06, che si aggiudica per il secondo anno consecutivo il circuito assoluto femminile. Sul podio sono saliti anche Giovanni Iommi e Maida Del Zotto, del Livenza Salice, per ritirare il premio messo in palio da Gazzetta Ram in collaborazione con Born to be Run, un soggiorno a New York e il pettorale per la mezza maratona di aprile nella Grande Mela. Sinceramente sono stracontento perché ho vinto la circuito di tappa, la Gazzetta Run. È proprio vinto qua a casa mia, che è la mia squadra di Parma, Casone Noceto di Parma, e sono veramente contento. E dedico questa vittoria alla mia squadra, che mi ha aiutato tanto a girare per fare questo circuito. Beh, è una giornata ovviamente importante perché è una grande occasione di sport, lo è all'interno di una struttura come quella del campus universitario, quindi si inserisce in un movimento giovanile. E poi con una bellissima, ennesima, ottima organizzazione del CUS Parma. Quindi una gran bella giornata di sport che ha dimostrato oltretutto che il running è uno sport con una buona, con un buon appeal anche sul nostro territorio. Tra l'altro ha vinto un atleta parmigiano, mezzo parmigiano diciamo, Azzali. Come commenta questo risultato? Beh, la conferma che il running, il trail, le maratone stanno trovando terreno fertile nelle tantissime società sportive del nostro territorio. Parma e provincia sta raccogliendo i frutti di un lavoro di semina di tanti anni e credo che sia meritato oltretutto. Come ogni manifestazione di livello nazionale come questo, l'importanza la si deduce dal contesto stesso. Il seguito è stato numeroso tanto nella nostra provincia quanto di atleti provenienti da tutta Italia. Nonostante alcuni giochi fossero quasi fatti, ho notato una grandissima attesa sulla linea di partenza, grandissima tensione tra i primi, ma anche grandissimo entusiasmo, così come l'entusiasmo è stata la caratteristica principale che ho letto nei volti dei tanti partecipanti. Il contesto del campus certamente è uno dei più che meglio si presta a questo tipo di attività. L'attività podistica fatta in un'area così verde, così ben tenuta, così, diciamo, così ampia, non può che valorizzare un avvenimento di questa portata.